piscina, stop al progetto. La giunta comunale di Piacenza blocca l'iter per la realizzazione della vasca da 33 metri al polisportivo e per la riconversione della raffalda. Derica al consorzio Casalasco, operazione annunciata oggi. Lo storico marchio piacentino cambia proprietà, esulta il sistema agricolo provinciale. Prostituta sequestrata, filmati al setaccio. Gli inquirenti stanno analizzando i video girati da diverse telecamere di sorveglianza nella notte tra venerdì e sabato nella zona tra Pontenure e Saliceto. Legata e imbavagliata da un uomo, la giovane era riuscita a liberarsi. Camper, tanti turisti e qualche problema. In poco più di un anno quasi 600 arrivi nell'area attrezzata in Viale Sant'Ambrogio. Le lamentele, i treni che passano di notte e la mancanza di biciclette pubbliche. Gol, commenti e novità. Torna Zona Calcio. Stasera alle 20:20 riparte dallo spazio Rotative la trasmissione di Telelibertà in diretta condotta da Corrado Todeschi. Piace e pro, domenica da dimenticare. Serie C, i biancorossi cedono in casa al Cuneo e restano a 0 punti in classifica. I rossoneri dominano a Carrara ma vengono puniti da un gol di Tavano.